Grande partecipazione a Tarcento per l'epifania del Pignarul Grant. Il vecchio venerando ha letto le lingue di fuoco della grande pira sul colle di Coia ed ecco il suo vaticinio per il 2017. Tanti auguri per un buon anno. E vi auguro sinceramente tanta salute. Il resto è tutto secondario. E voi avete visto come è andato il fuoco. Vi dirò un'altra cosa, questo rudere, castello inferiore di Tarcento, di Coia, praticamente ha la schiena rivolta a nord, per cui già da soli dovreste sapere da che parte è andato il fumo. Comunque il fumo per la maggiore è andato su dritto, porta bene, non porta male, questo porta bene però nel lungo tempo, va bene? Ha bruciato e sta bruciando molto bene, scotta forse un po' troppo, quindi avremo un clima piuttosto caldo. Ci si augura che non ci siano danni per nessuno, perché la vita è il bene primario di tutti. Io devo anzitutto ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, che si sono dati da fare per far sì che questo Pignarul sia costruito, sia fatto ed è stato fatto a regola d'arte, anche se il vento ha portato via un pezzo di cappello oggi. Ma a noi non fa paura questo. Noi siamo uomini e dobbiamo essere umani soprattutto. Il vecchio, al secolo Giordano Marsiglio, ha invitato a non mollare perché il destino è fatto dagli uomini e anche quando si incontrano delle difficoltà, dei problemi, non bisogna mai desistere. Quindi l'accoglienza è una cosa primaria, naturalmente nel rispetto reciproco. Oltre ai ringraziamenti, io devo ringraziare anche quelli che sono venuti su, perché coloro che sono qui presenti vuol dire che hanno qualcosa dentro. E noi tutti, friulani soprattutto, abbiamo qualcosa dentro. Abbiamo il bene del fare, ma fare per dare. E questo è l'importante della vita. Quindi tenetevi saldi. Ricordatevi che bisogna superare tutte le difficoltà, non ci si ferma di fronte a un paletto, i paletti si abbattono e noi dobbiamo essere forti, uniti, soprattutto cercare di vivere meglio che possiamo, perché la vita è una. Per quello che dovrei dire per il futuro, guardate, lo sappiamo da solo tutti come sarà il futuro. È duro, è lungo, finché si può, però bisogna darsi forza e resistere a tutto. Poi un pensiero a chi sta male, a chi è in ospedale, a chi non è presente alla festa perché sta soffrendo per la malattia. Un altro saluto io lo faccio soprattutto a coloro che non possono essere qui, che sono obbligati su una carrozzella o che sono negli ospedali purtroppo. Mi auguro che la salute vada meglio per tutti. Grazie signori e arrivederci. Al falomaestro della Conca Tarcentina hanno partecipato migliaia di persone salite sino al colle di Coia con la fiaccolata tradizionale che si è staccata dal centro di Tarcento. Tante le autorità presenti e tra loro anche il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Franco Jacob, presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, insomma parole confortanti quelle del vecchio venerando. Beh, parole che ci consegnano un anno di impegno, civico, sociale. Ha detto che bisogna in qualche modo darsi da fare, no? Nella solidarietà, nella bontà d'animo e nella disponibilità. Ha detto che
brucia veloce, brucia caldo, potrebbe essere un'annata calda. Anche allora, in politica? Anche in politica probabilmente, almeno vediamo, no? C'è un anno che può presentare delle novità importanti, è un anno anche di chiusura dell'attività legislativa, regionale, perché nel 2018 dovremo le elezioni, quindi sarà un anno di impegno. E quindi prendiamolo come un auspicio all'impegno. Orgogliosi del successo della manifestazione, il gruppo Alpini di Coia, che ha lavorato per diverse settimane per la realizzazione del Pignarul Grant. Antonio Toffoletti, il capogruppo della sezione ANA di Coia, gli organizzatori del Pignarul Grant, gli auspici tratti dal vecchio venerando sono positivi per questo 2017? Sì, il fuoco ci dà delle speranze migliori dell'anno passato. Sarà un po' meno dura dell'anno passato e facciamo anche noi gli auguri a tutti di avere un anno migliore. È stata un po' sofferta come accensione rispetto agli altri anni, il vento non vi ha dato tregua? E questi ultimi tre giorni qua abbiamo avuto molta difficoltà anche nel costruire il Pignarul e anche per l'accensione, perché col vento non si comanda, è una forza della natura. Comunque l'evento ha richiamato anche stavolta tantissima gente, siete orgogliosi? Sì, siamo orgogliosi che come ogni anno facciamo sempre la nostra bella figura, sempre con tanta gente. Sono stati molti falò epifanici accesi in Friuli anche alla vigilia dell'Epifania, come quelli di Paularo, la tradizionale Femenate, uno spettacolo suggestivo, una tradizione della balla d'Incaroio che si perde nella notte dei tempi, una serata in parte compromessa dal forte vento. Non tutti i fuochi infatti previsti nelle singole frazioni di Paularo e nelle borgate sono stati accesi, soprattutto quelli più prossimi al bosco, visto l'alto rischio di incendi. Ma lo spettacolo è stato comunque magico, corollato dai fuochi artificiali.
e secondo la lettura data dagli esperti del paese, negli sciami delle faville che si sono liberati in cielo dalle femminate, per l'anno appena incominciato il pronostico sarà tranquillo, senza alti né bassi. Lo spettacolo della femminate è legato alla tradizione più antica, addirittura alle ritualità celtiche legate al fuoco e alla sua azione vivificatrice e purificatrice. La femminata è realizzata sovrapponendo ad una intelaiatura romboidale sostenuta da una pertica di abete sufficientemente lunga e saldamente piantata nel terreno, fatta con stanghe di abete fissate con chiodi, ramaglie e fogliame secchi. Il rombo della struttura viene interrotto ad intervalli regolari da pertiche più sottili, inchiodate a quella della struttura portante, per consentire, il giorno destinato alla festa, di sostenere una grande quantità di fieno, stoppie di grano turco, viticci secchi delle piante di fagiolo, ramaglie secche e tutti i materiali vegetali di scarto lasciati sui campi di raccolta. L'allestimento della femminate viene fatta sul terreno, dopodiché, con il concorso di numerose persone, la struttura è sollevata mediante funi nella posizione verticale. Ciò avviene prima dell'imbrunire. Quando il tramonto ha spento i suoi ultimi bagliori in cielo, la popolazione delle borgate si riunisce a cerchio attorno alle femminate e resta in attesa che l'incaricato, scelto tra i giovani dell'ultima coscrizione, proceda ad incendiarla con un ramo precedentemente acceso in un fuoco nelle vicinanze. Mentre le fiamme si propagano salendo al cielo con lingue serpeggianti e rosse, il vecchio saggio tenta di leggere negli sciami delle faville che si liberano auspici e previsioni appunto per l'anno nuovo, nel rispetto di un detto che così recita: se il fum al va a Yevant, la nada sarà abbondante, se il fum al va a tramont, ciò il sa che va pal monte.